on suivra la limite administrative qui passe par le sommet du Mont Blanc. Il confine è sulla cresta spartiacque. Il confine deve passare sui punti più avanzati verso il Piemonte. Pour lever la carte du Mont Blanc au 80 millième. La Francia, anche adesso, disegna i confini alla maniera di Napoleone. I confini passeranno per le points plus avancés du côté du Piemont. Automatiquement, unilatéralement incorporé au territoire français. La questione dei due confini che non combaciano, no? È stata sollevata prima di tutto dai dottori Aliprandi, i quali sono dei grandi studiosi di carte antiche. E allora, cominciando dal 1795 e poi in primi del 1800, confrontando le carte italiane con quelle francesi, si sono resi conto di questa duplice soluzione, diciamo, del confine di Stato fra Italia e Francia. Ne hanno interessato l'onorevole Caveri. E l'onorevole Caveri ha fatto delle interrogazioni in Parlamento, per cui la cosa è diventata di un certo interesse internazionale. Ad un certo momento è stata nominata una commissione di cui facevano parte degli studiosi francesi e degli studiosi italiani. Fra gli studiosi italiani il più importante era il direttore dell'Archivio Storico di Torino, che ha nelle sue giacenze la famosa carta del 1861 che accompagna, diciamo così, la cessione alla Francia della Savoia, dove chiaramente il confine è segnato sul 4810. Ci sono stati diversi incontri e mi raccontava che il direttore dell'Archivio di Stato che i francesi erano veramente scioccati dalla faccenda, no? Che quando lui ha presentato questa carta manoscritta si sono messi con le unghie a grattare per essere sicuri che non fosse una correzione. Cioè, erano veramente stupitissimi della cosa, no? Poi c'è stato, ahimè, il traforo del Monte Bianco che ha preso fuoco, no? E quindi l'interruzione delle comunicazioni dirette con la Francia e con Chamonix, e con quella scusa, chiamiamola così, no? non è più andato avanti le trattative per definire ufficialmente questa discrepanza. Purtroppo devo dire una cosa che mi fa dispiacere dire, il Piemonte non era molto considerato nell'ambito europeo. Faccio una parentesi, quando è stata vinta la guerra con gli austriaci, la seconda guerra di indipendenza, con le famose battaglie di Magenta e Solferino, al trattato di Villafranca, cioè l'Austria ha ceduto la Lombardia, ma chi l'ha ceduta? La ceduta ai francesi, non ai piemontesi, perché gli austriaci non volevano far vedere di dare il Piemonte ai piemontesi che consideravano inferiori. Ecco, tanto per dire l'ambiente che girava la mentalità. Il Piemonte era considerato un gradino più basso rispetto alle altre potenze belligeranti.
di conseguenza, diciamo così, la carta è diventata ufficiale, carta ufficiale dello Stato. Però 5 anni dopo i francesi, mi sembra giusto dire, hanno denunciato il trattato, hanno diciamo così rivoluzionato facendo questo confine che metteva il Monte Bianco in territorio francese e portava il Monte Bianco fino al Monte Bianco di Courmayeur. C'è anche da dire un pettegolezzo, che durante l'epoca fascista nel 1935 il Monte Bianco di Courmayeur fu chiamato su proposta del Club Alpino Italiano Pic Mussolini. Questo andava a favore, infatti sulle carte italiane non c'è, sulle carte francesi ve le faccio vedere, c'è proprio Pic Mussolini. Cosa vuol dire? Che il Monte Bianco di Courmayeur, il termine Monte Bianco era solo il Monte Bianco francese, non il Monte Bianco che poteva essere di Courmayeur. Questo può anche connettersi col problema del referendum. Il Courmayeur era un mezzo per far vedere che anche l'Italia aveva un appoggio. Chiudiamo l'argomento. Double usurpation, usurpation dans l'usurpation, c'est la rivalité entre Chamonix et Saint-Gervais. Saint-Gervais, dans la vallée du Bonnant, est une station thermale. On y a découvert au début du 19e siècle des sources et c'est devenu, comme l'était Courmayeur d'ailleurs, une station thermale extraordinaire qui recevra le nom en 1868 de Saint-Gervais-les-Bains, mais qui commence à s'approcher du Mont-Blanc pour l'équiper, pour le gravir. C'est une voie d'accès au Mont Blanc, d'ailleurs, qui s'appelle la voie royale et qui est très, très utilisée. C'est une des voies principales d'accès au Mont Blanc. Et les gens de Saint-Gervais se mettent à faire de l'alpinisme à côté de leur thermalisme. Ils ont des guides, mais alors que la première compagnie de guides, ça sera Chamonix en 1821, la première du monde. Courmayeur aura la sienne en 1850 et Saint-Gervais ne l'aura qu'en 1864. Alors en 1880, on fait le cadastre de Saint-Gervais. Aussitôt, les gens de Saint-Gervais réclament pour aller jusqu'au Mont-Blanc. Fatto il confine, questo nuovo confine, i comuni prospicienti al Monte Bianco dalla parte francese, cioè vedi Chamonix, Les Ouches e Saint-Gervais, hanno cominciato a dire di chi è la cima. E lì è nata una diatriba spaventosa, che ci sono anche menati, scusate l'espressione, cioè fra questi. Cioè. Perché il primo catasto è stato quello di Chamonix, il quale porta, si è trattato di Saint-Gervais, il quale porta tutto, abbassa il confine della cresta del Bosco di almeno 300-400 metri a danni dell'Italia, a danni di Courmayeur, e fa tutto il terreno di Saint-Gervais, per cui Saint-Gervais ha un couloir, cioè un corridoio, che va dal comune di Saint-Gervais fino al Monte Bianco, che poi dopo anche loro hanno avuto l'Istituto Nazionale Francese di cartografia, lo ha corretto perché era troppo, diciamo, clamorosa questa entrata dei francesi in territorio italiano. Però ripeto, tutto questo avviene alle spalle degli italiani che non dicono niente. E quello che ribadisce il comune di Courmayeur, gli portano via il terreno, ma non dice ma come mai, questo terreno è mio, diciamo. E allora, per dare una compensazione a Saint-Gervais, on achève le cadastre qu'on avait laissé en panne en 1880 pour le haute partie, en 1898. Et en 1898, l'administration du cadastre, en vertu de son pouvoir, comme ça, donne une avancée considérable à Saint-Gervais, englobant même le Mont-Blanc jusqu'au Mont-Blanc de Courmayeur. Une pointe extraordinaire qui englobe
tu sa. I confini segnati dall'Istituto Geografico Militare di Firenze, cioè dall'Istituto Cartografico Ufficiale Italiano, no? Segnano appunto il confine sullo spartiacque. Oh, c'è anche un motivo molto, direi, molto vicino a noi, perché è proprio lì, su questa cresta, su questa cupola, che si dividono, diciamo così, le acque fra quelle che scendono verso l'Arv, no? E quelle che scendono verso la Dora. Ora, nel versante sud della calotta sommitale del Monte Bianco hanno origine i due maggiori ghiacciai del Monte Bianco italiano, la Brenva da una parte verso ovest, verso est, e il Miage verso, verso ovest. No? Quindi dal punto di vista topografico è assurdo che una parte di ghiacciaio sia in territorio italiano, mentre invece la parte alta, che è quella alimentatrice, sia su di un territorio che non è italiano. Quindi anche per questo motivo dovrebbe risolversi la situazione secondo la versione italiana, ossia lo spartiacque che divide le due cose. Noi abbiamo scritto questo opuscolo e allora abbiamo fatto il titolo e due soluzioni per il medesimo problema. Quali sono queste soluzioni? Una soluzione è una soluzione logica, una soluzione che è, diciamo così, è scritta nel codice civile italiano, l'uso capione. Cioè, se lei ha un terreno e questo terreno dei suoi antenati viene, diciamo così, utilizzato dalla persona costruendo ponti, facendo le strade, a un certo momento, dopo anni, dopo quattro generazioni, lei che è il proprio proprietario non può dire quel terreno è mio, diventa del nuovo acquirente per uso capione, è un termine latino. Noi abbiamo detto che il Monte Bianco poteva diventare francese per uso capione, in quanto per la verità i francesi hanno fatto tutto, hanno fatto gli fugi, hanno fatto le prime vie, diciamo, nasce in Francia la questione del Monte Bianco, gli italiani vengono 20 anni dopo, capisce? Cioè, però siamo stati smontati perché, parlando con il professore di diritto internazionale, l'uso capione a livello di diritto internazionale non esiste, dunque dire chiudi il problema. La seconda soluzione è di conciliare l'idea e la proposta francese e la proposta italiana, cioè fare sulle carte i due confini, il confine politico, che è il confine col Monte Bianco in Francia, ma il confine naturale, cioè l'impartage de jour, che è il confine in cui il Monte Bianco è italo-francese. Penso che sia una cosa. Però i francesi hanno detto les riprendis sont fous, gli riprendis sono matti, perché non è mai successo nella cartografia che siano segnati i due confini, un confine politico e un confine naturale. Ecco perché le due soluzioni. Il famoso articolo di Jules Brocherel, no? Mont Blanc, montagna mitoyenne, secondo Brocherel, mitoyenne lo traduce come metà ciascuno, no? E non come mitica, come invece la intendeva il Valot. Quindi diciamo che è una lunga tradizione, anche molto valdostana, di sentire il Monte Bianco, 4810, metà valdostano e metà di Chamonix o di Saint-Gervais, che anche fra di loro non è che siano d'accordo su dove passa il confine comunale. Donc on accepte cette délimitation, la pointe. Et en plus, plus tard, sans savoir pourquoi ni comment, l'Institut géographique national remonte la frontière vers le nord. Si bien que la pointe du triangle de l'extension de Saint-Gervais est séparée du reste du territoire et elle est marquée sur les cartes enclave de la commune de Saint-Gervais. Ce qui permet au maire de Saint-Gervais de dire
je suis l'unique maire français dont une partie du territoire de sa commune est dans un pays étranger. I francesi sono venuti a controllare la famosa carta vedendo se non era stata fissata, però il problema si chiude dicendo che il problema era un problema interno all'unità europea, cioè si sono mascherati dentro l'Europa, diciamo. Poi è avvenuta una cosa abbastanza, diciamo così, insolita, che negli anni, correggimi, negli anni 80, il CAI ha deciso di fare una cosa abbastanza, diciamo, singolare, cioè ha detto eliminiamo i confini, facciamo la carta del Monte Bianco senza i confini. E di fatto questa carta, mi sembra, ce l'ho di là, è tutto in vendita, diciamo. Però cosa succede? Questa carta è stata un po', diciamo così, una malversazione, perché si vedono tante crocette sul Monte Bianco che segnano un confine, che è il confine francese, cioè il caso di dire la volpe perde il pelo ma non il vizio, cioè i francesi hanno voluto avere, anche se non era stato un confine, segnare che qualcosa era loro, diciamo. Cioè veramente è difficile togliere il Monte Bianco ai francesi. Chamonix est une énorme affaire, il y a annuellement 3 millions de visiteurs à Chamonix. Sur ces 3 millions, 20 000 montent au Mont Blanc. Montent au Mont Blanc avec certains jours des pointes de 450 alpinistes au sommet. Et évidemment, cela pose des problèmes remarquables, bon, graves, de pollution. 120 tonnes de canettes de bière et autres cochonneries doivent être enlevées. Cioè, c'è questo triangolo alla cui vertice c'è il Monte Bianco, che è francese. I francesi cosa hanno fatto? Questo triangolo ha diviso in due parti. La porzione ovest è andata a Saint-Gervais e la porzione est a Chamonix. E la divisione è la cresta che dal Monte Bianco cima va al Monte Bianco di Courmayeur. Però se Saint-Gervais dovesse rinunciare, cioè il confine dovesse dividere lo francese, il dramma non è per Chamonix, che è sempre lì, ma il dramma è per Saint-Gervais, che perde la proprietà del Monte Bianco. Siccome fra i due comuni c'è già un attrito, dire una frase benevola, c'è una lotta di immagini, non so, ecco perché loro sono resti, perché sono in difficoltà tecnica a gestire la situazione, e quasi l'ho detto a Chamonix, perché c'è un problema tecnico loro, perché togliere il Monte Bianco a Saint-Gervais, non so cosa succede. D'altra parte direi è gioco forza, questo couloir, questo corridoio che hanno fatto da Saint-Gervais fino alla vetta viene eliminato, perché è territorio italiano. Cioè i francesi l'hanno considerato come terra di conquista. Actuellement Chamonix c'est essentiellement l'alpinisme, tandis que Courmayeur fait de l'alpinisme, mais c'est surtout une station d'hiver, une station de sport d'hiver qui avait avant de la clientèle italienne, mais qui maintenant, avec le tunnel du Mont-Blanc, voit arriver une clientèle du nord de l'Europe, une clientèle française. Et molti studiosi se ne sono occupati con una soluzione o con l'altra, cose del genere. E adesso direi che la cosa è passata nelle mani del big della storia europea, che è Paul Guichonnet. E Paul Guichonnet, chiaramente, dopo aver studiato tutti gli studi che si sono fatti, aver interpellato tutte le carte, eccetera, eccetera, no? È venuto nella determinazione che è lo spartiacque che deve essere il confine di Stato. Adesso vedremo se ufficialmente questa proposta molto, molto ben documentata verrà accolta o meno dai governi. Cioè dal governo francese, perché quello italiano l'ha già certamente accolta da molto tempo, ecco. Questo di Bricina, che nel 1988 è finito casualmente, non so quale motivo, nelle mani del professor Guichonnet, il quale l'ha letto e ha detto al comune di Chamonix:
gli adiprandi sono interessanti, invitateli alla conferenza, cioè la scintilla c'è la data che dice, non è leggendo questo nell'88, cioè 24 anni fa. Il y a eu non pas une rivalité, une rivalité parce que les et encore mon co-auteur Christian Bollier disait on est très copains avec les guides de Courbayeur. Il n'y a pas de rivalité avec les guides de Courbayeur non plus, ni avec l'autre bout au Mont-Dolan, avec les Suisses. Les Suisses qui ont un morceau du Mont-Blanc. Il y a un triple point frontière au-delà, France, Suisse et Italie. Perché allora non si prevedeva che questa montagna diventasse una montagna simbolo dell'Europa, capisci? Mentre i francesi hanno avuto l'occhio lungo e hanno detto no, lì ci mettiamo il piede noi. Tra l'altro, poi, quando la Savoia è stata ceduta alla Francia, nel trattato è compresa una carta topografica manoscritta, no? E dove sono tracciati i confini? I confini sono tracciati sullo spartiacque, quindi il Monte Bianco di Courmayeur è tutto italiano, il Monte Bianco di Chamonix è metà italiano e metà francese. On a une des plus belles vues du Mont Blanc, parce que vous connaissez ça aussi bien que moi, quand on est à Chamonix, on voit le Mont Blanc dans une perspective fuyante, on voit le Mont Blanc à plat et on est un peu étouffé par les aiguilles de Chamonix, tandis que quand on est là, on voit le Mont Blanc qui reprend toutes ses proportions. Toutes ces proportions. Et Christian Bollier, l'excellent guide, quand il vient, il dit « Tu as la plus belle vue sur le Mont Blanc que moi de mon chalet de Chamonix. Hein ». C'est une vue, et ça montre le caractère emblématique. Le Mont Blanc est une icône pour les Français. Quindi, naturalmente, noi siamo per il confine sullo spartiacque, come dicevo, reso ufficiale dal Trattato di Utrecht del 1713, se non sbaglio. Infatti la situazione è, diciamo, in una situazione di stallo, diciamo, d'accordo, perché i francesi sono la loro idea, diciamo, della mia, li abbiamo dimostrato, cioè inizialmente sembrano convinti e poi dopo però assolutamente nulla ammettono, perché loro indicano sempre le points plus avancé, e le points plus avancé, allora il confine è quello del Mignolet, ma il point plus avancé non ha valore, come si dicesse, è un documento che ormai è archiviato. Allora, voi potreste dire, allora, come va a finire tutto ça? C'est un méli-mélo tellement grand que la solution, il n'y a pas de solution. Il faudra attendre, on ne sait pas comment ça finira. Et moi j'ai fini, il y avait un vieux politicien de la Troisième République, un vieux politicard qui s'appelait le père Cueil. Alors le père Cueil, il avait une formule merveilleuse. Il avait dit, il n'y a aucun problème, si compliqué soit-il, qu'une absence de solution ne finit par résoudre. E qual è dunque la conclusione di questo insieme di notizie che abbiamo raccolto questa sera? È difficile dire, da una parte sembra che la Francia faccia orecchie da mercante e dall'altra l'Italia sembra disinteressarsene. Forse Savoiardi e Valdostani, mettendosi attorno a un tavolo, risolverebbero più facilmente questa questione di quanto invece sembra non essere in grado di fare la diplomazia e la politica di Parigi e di Roma. Ricordo un'ultima curiosità per chiudere. Anche al Parlamento europeo è approdata questa questione nella scorsa legislatura con una richiesta di Niccolò Rinaldi, parlamentare europeo toscano e grande alpinista, che aveva detto, ma insomma non può la Commissione europea, visto che siamo nella stessa Unione, mettere attorno a un tavolo le diverse logiche, le diverse carte per trovare una soluzione per questa questione. Non è stato fatto, forse un giorno si farà.
resta la curiosità del perché i francesi a un certo punto, probabilmente per fare proprio piacere a Saint-Gervais, si siano spostati, abbiano tirato la coperta dalla loro parte. Seguiremo nei prossimi anni lo sviluppo di questa vicenda.